pace, rivelazioni future, Dio ti benedica, gloria a Dio, gloria a Dio, santo e l'eterno, 20 e 59, oggi siamo anche in anticipo di un minuto, gloria a Dio, santo e l'eterno, alleluia Gesù. Allora, pace Monica, pace Fatiam, sto bene, grazie a Dio, pace Luca, Dio vi benedica, santo l'Eterno, speriamo di finire stasera, ok, ma ce la mettiamo tutta, pace Aurora, gloria a Dio. Santo l'Eterno. Alleluia, come va? State bene? Gloria a Dio, santo l'Eterno. Aspettiamo qualche minuto. Pace Matilde. Aspettiamo qualche minuto. E che si aggiungono altri fratelli, amici. Santo l'Eterno. Gloria a Dio. Oggi spero proprio oggi, stasera spero proprio di finire. Non la voglio fare troppo lunga sta serie. Questa è la quinta, 5. Tra l'altro anche 5 è un numero importante, ora che ci penso. A proposito, mi ha scritto un fratello nella posta elettronica e non faccio il nome per motivi di privacy, quando mi si scrive nella posta elettronica io, essendo appunto privato il messaggio, non rivelo mai i nomi. Pace Patrizia, e mi ha ricordato un altro segno che ovviamente conosciamo tutti, ma io l'avevo completamente dimenticato, ed è il segno che si trova in Apocalisse 11:9, quando dice praticamente, quando parla dei due cadaveri, dice che tutte le genti del mondo li vedranno, e quindi lì è chiaro che si riferisce a quello che oggi abbiamo noi, no? Internet, le telecamere, le web, la tecnologia, perché tutto il mondo possa vedere due cadaveri, questo da quando l'uomo è sulla faccia della terra non si è mai concretizzato, se non che con l'avvento della rivoluzione industriale, quindi della tecnologia. Allora, pace Roberto, grazie per l'incoraggiamento, Dio ti benedica, pace Johnny, gloria a Dio, santo l'Eterno, alleluia, gloria a Dio. Allora, Coreso 21:4. Mo cominciamo. Santo, santo, santo.
Dà fastidio la musica prima che inizio? Forse l'abbasso un pochino? Ecco, l'ho un po' abbassata la musica. Poi se dà fastidio ditemelo, eh? Ok, ditemelo adesso se dà fastidio, perché poi quando cambio pagina non vi leggo più. Sì, l'ho abbassata infatti. Va bene adesso, sorella Monica? O più bassa? L'abbasso un po' di più? Guarda un po'. Anzi, ma che sto a fare? L'ho abbassata ancora di più, Monica. Guarda un po' se va bene. Perfetto, ok. Benissimo, così sentite bene. La musica è una cosa mia, a me piace molto la musica. Quando faccio i video solo, eh? Solo per i video la musica, per il resto no. Amen. Allora, benissimo, vogliamo cominciare e vogliamo immergerci in questa... in questo mare, diciamo, bellissimo, in queste acque, ecco, forse è meglio utilizzare il termine acque. Vogliamo immergerci in queste acque, vogliamo non essere, cercheremo di non essere troppo lunghi, siamo tutti stanchi, è tardi, gloria a Dio. Ebbene, quindi vogliamo fare una piccola preghiera, eh? Gloria a Dio, Signore, grazie Padre per questa opportunità che ci dai in questa sera ancora, nella fine dei tempi, Padre, che ci sostieni, che ci porti avanti, Padre, che ci proteggi, Signore, che hai cura di noi. Grazie, Signore, sei un Padre meraviglioso. Grazie, Signore, che ci hai salvati, Padre. Grazie. Noi ti preghiamo per noi, per tutti i presenti, per quelli che seguiranno questi video anche in differita e per tutte le nostre famiglie. Il fratello Alfio ha chiesto preghiere per sua figlia che ha la febbre. Signore, ti preghiamo per questa fanciulla, tua figlia, che tu ami tanto, Padre. Guariscila nel nome di Gesù, sostienila, sostieni la famiglia, Padre. Anche tutte le nostre famiglie te le mettiamo davanti, Padre. E ti preghiamo anche per tutti gli abitanti di questo mondo, tutti quelli che non ti conoscono, che sono ciechi e pensano di vedere molti di loro. Signore, opera, Padre. Ogni cosa te la chiediamo non per i nostri meriti, ma soltanto e unicamente nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che tu hai innalzato e benedetto in eterno. Amen. Bene, allora vogliamo cominciare subito. Bando alle ciarle, nel senso basta di parlare del più e del meno, e vogliamo appunto andare dritti. Benissimo, allora ci eravamo lasciati col segno numero 74. Io vorrei correre e li vorrei fare tutti quanti. Sono più di 100, già l'abbiamo detto. Poi quando finirà tutta la serie, si spera stasera, io farò un ulteriore video che durerà poco, dove metterò tutti quanti i segni, li farò passare, diciamo, tramite immagine nel desktop, e in più farò un'altra cosa. Già ho provato per vedere se mi reggeva, diciamo, il peso dello scritto, non è HTML, dello scritto, e perché sono molti e praticamente mi regge tutto. Ragion per cui quando farò questo video, se il Signore vorrà, farò un copia e incolla di tutti quanti i segni e li andrò a incollare nei commenti, non in descrizione, perché in descrizione
Infatti non me lo regge perché è troppo, ma la descrizione sì. Quindi e poi metterò diciamo il tutto in primo piano. Quindi che chi desidera può fare un copia e incolla e quindi copiare, incollare il tutto in un file, organizzarlo per benino in poche pagine, in due paginette se c'entra o tre massimo, e praticamente potrà stamparli e potrà o tenerli a casa o, se preferisce, chi lo fa, io queste cose le faccio, se le mette nella propria Bibbia, perché capita che magari uno esce con la Bibbia o vai a evangelizzare o vai in chiesa e qualcuno ti dice: ma quali sono questi segni? Siccome sono tanti, uno se ne può ricordare chi 10, chi 20, chi 50, chi di più, insomma, ma se ce l'abbiamo scritti è meglio, insomma, il Signore ci ha dato la capacità anche di ragionare, no? E insomma penso che sia una buona cosa, quindi farò questo. Chi desidera, insomma, potrà usufruire di questo lavoro e a sua volta può anche darli ad altri, se qualcuno te li chiede, o lo indirizzi qua, oppure gli fai una fotocopia e glieli dai. Insomma, sono cose che dovrebbero essere utili. Gloria a Dio. Bene, ve lo volevo comunicare. Ora, il segno che abbiamo trattato l'ultima volta era quello della paraduma, cioè la giovenca rossa, che sarebbe stato il segno numero 74. Ora passiamo al segno numero 75. Segno numero 75 è il cambio climatico. Abbiamo già dato i rispettivi, diciamo, riferimenti biblici, ovvero Gioele capitolo 2, se ce lo leggiamo tutto quanto, specialmente dal 28 in poi, possiamo vedere molte cose interessanti. Apocalisse 6:12, 8:12, 16:8. Siccome ci sono, diciamo, innalzamento delle acque, le isole che scompaiono, insomma, e tante altre cose, il sole che si oscura, tutte queste cose vanno a colpire il clima, è inevitabile. Se il sole si oscura, il clima cambia, questo è poco ma sicuro. Se ci sono segni nel sole, in questo momento nel sole ci sono dei segni spaventosi. Cioè, praticamente sono 4 mesi che il sole non dà segni di vita. Noi sappiamo, chi segue le cose, che il sole è ciclico, ogni 11 anni cambia, passa tipo da inverno a estate, detta in maniera molto terra. E in questo momento l'attività solare è ferma, inoltre, è ferma. Sono 4 mesi che è ferma, praticamente non c'è attività solare. E quando l'attività solare viene meno, il clima si raffredda sulla faccia della Terra. Ecco qui che torniamo al minimo di Maunder. Ne abbiamo già parlato in qualche altro video precedente, mi pare in questa serie. Quindi il segno numero 75 è il cambio climatico. Poi il segno numero 76, Luca 21:11, ci parla di prodigi spaventevoli. Se noi seguiamo le notizie, prodigi spaventevoli, noi vediamo che sulla faccia della Terra stanno occorrendo, si stanno concretizzando cose molto strane e alcune molto spaventevoli. Non so se ci avete fatto caso, le cosiddette trombe dell'Apocalisse, no? Che alcuni si mettono a ridere che non sono veri questi suoni e queste registrazioni. Al di là del fatto che c'è sempre il canale ballerino e il video ballerino fatto da uno che gioca, ma a lanciare queste notizie è la stessa NASA. E non solo la NASA, molte altre organizzazioni che stanno dicendo che effettivamente ci sono dei suoni nello spazio. Vai a capire mo che fenomeno è, che cos'è, se le trombe dell'Apocalisse, mo questo a noi non ci interessa. Sta di fatto che nel mondo stanno occorrendo fenomeni spaventosi. Ci sono dei altri fenomeni dove praticamente compaiono all'improvviso delle nuvole che sembrano cascate, che ti inondano, sono spaventosi. Segni spaventosi fatti anche dall'uomo, oltretutto, oltre che la natura corrotta dall'uomo,
molte volte questi segni sono creati dalla stessa umanità. Lo stesso progetto Bluebeam, che esiste, praticamente si tratta di progettare delle immagini attraverso dei satelliti, perché noi sappiamo che alla fine dei tempi il nemico farà, adotterà, diciamo, ingannerà tutto quanto il genere umano, e noi sappiamo che farà prodigi falsi. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi queste sono cose che oggi sono possibili. Pace a tutti i nuovi arrivati, Maria, Ben Zedrex, Blue Bingo, grande, Blue Bingo, già, insieme a Birillo. Poi, segno numero 78, sto andando a correre. Gli ebrei perseguitati, torturati, uccisi con battiture strane. Questo ve lo voglio far leggere. Allora, mentre gli altri, ho citato i versi, se io vado in Deuteronomio 28, lo faccio un pochino più grande, Deuteronomio 28 nel verso 59, riferendosi a Israele, quando noi leggiamo un passo dobbiamo sempre farci la domanda del milione: chi sta parlando? Chi sta parlando? A chi sta parlando? In che contesto storico sta parlando? Qui è il Signore che sta parlando a Israele, non alla Chiesa. Quindi, Deuteronomio, verso... che capitolo è? 28, 59... dice: il Signore percoterà te, cioè Israele, e la tua progenie di battiture strane, grandi e durabili, malattie malvagie e durabili. Qui praticamente dice che se Israele non si fosse attenuto alla legge del Signore che è vita, per attenersi appunto a un'altra legge che è morte, per fare il male, per fare tutto ciò che è contro la volontà di Dio, che poi si traduce appunto, si è tradotto in sacrifici umani, in sacrifici dei bambini, l'adorazione ai Baali, eccetera, 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 il Signore avrebbe fatto questo. Se io vado nel verso 66 dice: la tua vita ti sarà di rimpetto, impendente, sarai in spavento, cioè sarai spaventato, notte e giorno, e non sarai sicuro nella tua vita, eccetera, eccetera, eccetera. La mattina tu dirai: o fosse pur sera, e la sera dirai: o fosse pur mattina. Lo spavento del tuo cuore, del quale sarai spaventato, per le cose che vedrai con gli occhi, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo mettere il 32esimo capitolo, verso 23. Io accumulerò sopra loro mali sopra mali, impiegherò contro a loro tutte le mie saette, saranno arsi di fame, divorati da carboncelli, da pestilenza amarissima. Io manderò contro a loro i denti delle fiere, insieme col veleno dei rettili, della polvere, la spada dipopolerà di fuori e dentro dalle camerette lo spavento, giovani fanciulle, bambini di poppa, uomini canuti. Precedentemente abbiamo letto che Israele sarebbe stato battuto con battiture strane. Qui parla di camerette. Guarda caso che loro, quando c'è stato il mal chiamato olocausto, ovvero la Shoah, è più corretto dire Shoah, perché olocausto a chi? A Satana. Quindi è bene chiamarlo per nome, Shoah. Li mettevano nelle camere a gas. E i bambini di poppa anche sono stati uccisi. Incredibile. Incredibile.
Io li dispergerò per tutti i canti del mondo, farò venire meno la memoria loro fra gli uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che tutte queste cose si sono concretizzate soprattutto nella fine dei tempi, perché appunto sappiamo che inizia nel 1948, quello che poi ha passato Israele è stato però pochissimo prima del 48, ovvero tra il 39 e il 45. Questo è stato il 78esimo segno. Poi abbiamo il 79esimo segno, e il 79esimo segno parla degli ebrei obbligati a perseguire altri culti, fra cui il cattolicesimo. Infatti, se io vado in Deuteronomio 28 verso 64, dice il Signore nella sua parola: il Signore ti dispergerà fra tutti i popoli, da un estremo della terra all'altro estremo, e qui servirai ad altri dii, i quali né tu né i tuoi padri non avete conosciuti, al legno e alla pietra. Un esempio su tutti: noi sappiamo che la più grande inquisizione che si è concretizzata nei confronti degli ebrei da parte del cattolicesimo si è concretizzata in Spagna con quel pazzo scatenato di Torquemada, il nome la dice tutta, Quemar significa bruciare, quemado diciamo con la O è bruciato, quemada è femminile, significa bruciata, quindi Torquemada, quindi Tor bruciata. E questo uomo è annoverato, non so con quali criteri fanno a annoverarle a fare queste cose, comunque tra i 10 peggiori psicopatici, pazzi e violenti uomini che il mondo abbia mai conosciuto. E praticamente l'unica maniera perché gli ebrei in qualche modo potessero fuggire a questa persecuzione, queste torture, era quello di abbracciare il cattolicesimo. È una infinità di ebrei, molti sono scappati, poi c'è la famosa storia perché è avvenuta in quel periodo là dove appunto Cristoforo Colombo si imbarca con la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Tutto dimostra, mo adesso non c'entriamo, che Cristoforo Colombo era ebreo, e i tripolanti della Niña, la Pinta e la Santa Maria erano, credo se non tutti, la maggior parte erano ebrei che stavano proprio scappando, e quindi alcuni sono scappati, altri sono stati presi, ma moltissimi hanno abbracciato il cattolicesimo. Quindi questa profezia si è concretizzata, e nell'arco degli anni questo segno li ha portati fino ad oggi, fino alla fine dei giorni. Questo è molto importante. Allora, una tragedia, e questo ci deve servire anche a noi come insegnamento, perché chi lascia il Signore lascia la vita, è molto importante questo, che Dio abbia pietà di ognuno di noi. È scritto nel libro dei Proverbi: chi gioca col fuoco si brucia. Signore, abbi pietà di noi. Vogliamo portare adesso l'80esimo segno: Israele dato ai gentili se gli ebrei avessero peccato. Questa si trova sempre in Deuteronomio 28, molto importante questo capitolo. Deuteronomio riassume tutto il Pentateuco, è consigliabile leggerlo. Quindi 28:33 è scritto: un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il tuo frutto della terra e tutta la tua fatica del continuo non sarai se non oppressato e conquassato. E domanda: che c'entra questo, perché poi questa profezia si concretizzerà nella sua pienezza nel 70 d.C., che c'entra con la fine dei tempi? Beh, c'entra, perché se c'è, diciamo, una diaspora, c'è anche un ritorno.
Quindi perché ci sono le profezie che lo dicono. Di conseguenza questa profezia viene in qualche maniera viene correlata alle profezie della fine dei tempi. Vi faccio un esempio logico. Siccome gli ebrei sono figli di Abramo, così come anche la Chiesa è figlia di Abramo per quanto riguarda la fede, perché Abramo è chiamato il padre della fede. Allora, se noi facciamo il conto da quando l'uomo nasce e cominciano gli anni e si comincia a contare un anno, due anni, tre anni, questo lo si fa in virtù delle genealogie, si arriva fino ad Abramo, che è il padre di Israele. Abramo nasce, da quando è stato creato l'uomo, nel 1948, dalla creazione dell'uomo. Guarda caso, Israele torna, gli ebrei tornano in Israele, partendo diciamo dall'anno Domini, dall'anno diciamo cosiddetto 1, nel 1948. Coincidenza o diocidenza? Dicono alcuni. Come vedete, le nostre argomentazioni sono molto forti. La nostra fede è molto forte. Noi abbiamo una fede forte. E questa è la nostra fede. Come fai a dire che la Bibbia è il libro di Dio? Ma come fai a dire il contrario? Questa è la domanda del milione. Come fai a dire il contrario? Chi lo dice è una capra, e non mi stancherò mai di usare questo termine, perché è giusto usarlo. Segno 81. Israele capo e non coda. E poi coda e non capo, e di nuovo capo e non coda. Questa è un'altalena che c'è stata. Deuteronomio sempre 28, dal 13 al 44, se tu te lo leggi tutto, il Signore ti metterà in capo e non in coda, e non sarai giammai se non al di sopra e non al di sotto, quando tu obbedirai ai comandamenti del Signore Dio tuo, il quale oggi ti dà per osservarli, eccetera, eccetera. Ma se tu non obbedisci alla voce del Signore per osservarli, di mettere in opera tutti i suoi comandamenti e i suoi statuti, quali oggi ti do, e gli avverrà che tutte queste maledizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Israele prima capo, poi coda e poi di nuovo capo. E così è stato. Israele è stato creato Rosh, capo. E tant'è che nel governo salomonico lui praticamente c'è stato il non plus ultras del governo teocratico, non lo era più perché c'era il re, però diciamo possiamo chiamarlo tra virgolette dell'impero ebraico, e tant'è che avevano conquistato tutta quanta la terra promessa fino all'Eufrate. Da non confondersi con il Giordano, l'Eufrate, se ve lo faccio vedere, l'Eufrate è una cosa, ve lo voglio far vedere. L'Eufrate è questo, Israele sta qua, da qui a qui, da qui a qui. Invece, normalmente Israele ha sempre governato, eccolo qua, questo è il Libano che adesso, ma c'è tutta una storia, Israele ci ha sempre avuto sto pezzettino qua, ma durante il governo salomonico è arrivato fino all'Eufrate. Pensate, qui, questa era la terra promessa, una cosa, scusate il termine, mostruosa. Poi dopo vediamo un po' perché ci ho aperta sta pagina. Amen, benvenuto Pietro, gloria a Dio. Bene, e che eccetera. Quindi leggete Deuteronomio 28 dal 13 al 34. Tutte queste profezie si trovano ivi. Segno numero 82, l'apostasia di Israele annunciata. Deuteronomio 31 dal 14 al 18. Questa cosa c'entra con la fine dei tempi, perché questa apostasia arriva fino ai nostri giorni. Segno numero 84, Israele convertita in un deserto. Israele convertita in un deserto. Isaia 5:6, 51:3, 64:10. Segno numero 84,
unificazione delle due tribù, questo ve lo faccio leggere, si trova in Ezechiele, Ezechiele 37, dal 21 al 23, dal 21 al 23, di loro, a chi? Agli ebrei. Così ha detto il Signore Dio, ecco, io ti ritrarrò i figlioli di Israele e di mezzo delle genti, quindi questo implica che ci sarebbe stata una diaspora, dove sono andati, vedi, ti raccoglierò, ecco qui il rimpatrio, vedete quante profezie ci sono solo in questo verso, di ogni intorno, poi li ricondurrò nella loro terra e congiunzione, e ne farò una medesima nazione nella terra, nei monti di Israele, un solo re sarà il loro re, a tutti non saranno più due nazioni, non saranno più divisi in due regni. Voi ricordate la divisione che c'è stata con la morte di Salomone tramite appunto Geroboamo, re del nord, Roboamo, re del sud. Oggi, nel 1948, è rinato Israele e non sono più due regni, ma è un solo regno. Alleluia! Gloria a Dio! Come precisa la parola di Dio, questa profezia ha 2500 anni. È incredibile, quante cose ci sono nella Bibbia. Poi, questo è forte, segno 85, non che le altre non fossero state forti, Segno numero 85, Cina, potenza mondiale, Apocalisse 16.1, Apocalisse 9.16. Parla appunto dei re dell'Oriente. Oggi Cina è una potenza mondiale. Ci sono altre profezie che riguardano la Cina e i re che vengono dall'Oriente. E me lo scrivo, e questo ha a che vedere con l'Eufrate, e infatti in questo c'entra anche la via della seta. In questi anni Cina sta ricostruendo la via della seta. Che c'entra questo con l'Eufrate? C'entra, poi se faremo qualche accenno. Quindi segno 85, Cina potenza mondiale. Segno 86, nascita dello Stato di Israele, l'abbiamo letto, ma Isaia 66 ci dice una cosa molto importante. Isaia 66 ci dice qualcosa che gli altri non ci dicono. Isaia 66 verso 8 ci dice: chi udì mai una cotal cosa? Chi vide mai cose simili? Potrebbe un paese essere partorito in un solo giorno? Isaia 66,8 ci dice che non solo che Israele sarebbe rinato, ma che sarebbe rinato in un solo giorno. E infatti nel 1947, con risoluzione 188, con una pennata fu creata una nazione in un solo giorno. Incredibile, nessuna nazione al mondo è mai, tutte le nazioni praticamente hanno avuto la propria secessione, e hanno dovuto fare le proprie guerre eccetera eccetera. Israele in un giorno ha costituito la sua nazione e sono rientrati. Incredibile. E questo è stato profetizzato 2700 anni avanti Cristo. Incredibile. Alleluia, gloria a Dio. Cristo è vivente. Segno numero 87, pace e sicurezza. Lo conosciamo tutti, Prima Tessalonicesi 5:3. Bene, pace e sicurezza. Nasce, questa profezia si concretizza esattamente nel 41, quando nasce l'ONU. L'abbiamo già detto, l'ONU nasce con questa frase, pace e sicurezza. E praticamente lì ci si avvicina nel 48, e praticamente l'ONU è come un'introduzione alla fine dei tempi, perché l'ONU rappresenta tutte le nazioni della terra.
Nell'ONU ci sono quasi tutte le nazioni della Terra, quasi tutte, ma quelle poche che non fanno parte dell'ONU comunque dipendono dall'ONU, perché si fa sulla faccia della Terra quello che dice l'ONU. E questo è molto importante. Questo grido di pace e sicurezza che praticamente lo avvia l'ONU, continua questo grido fino alla fine dei tempi e ancora oggi si continua a concretizzare, a diciamo urlare, diciamo, questa frase pace e sicurezza, e ne parlano spesso tutti, e poi il non plus ultra sarà ovviamente l'anticristo, quando lo troviamo in Apocalisse capitolo 6 verso 1 e 2, quando appunto verrà con quel cavallo bianco che simboleggia la pace, l'arco senza la freccia che simboleggia il disarmo, quindi la sicurezza, e così via discorrendo. D'altronde, se c'è disarmo è perché c'è sicurezza. Benissimo. Poi, segno numero 88, abbiamo fatto già il video del conflitto tra ebrei e Iran. Chi segue le notizie internazionali, noi abbiamo fatto un video, si trova in Geremia 49, dal 34 al 39, segno numero 89, conflitto sempre tra ebrei, ma questa volta con la Siria. Questo si trova in Geremia sempre 49, ma dal 23 al 27, più Isaia capitolo 17. Benissimo. Allora, con segno numero 90, conflitto di Israele con i suoi vicini. Salmo 83, abbiamo fatto un video dove spieghiamo proprio tutto bene, 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 bene. Segno numero 91, dai che andiamo a chiudere. Questo è interessante. È scritto che gli uccelli mangeranno i loro cadaveri alla fine dei tempi. Questo con Gog e Magog, Ezechiele 38 e Ezechiele 39. Allora, noi sappiamo che alla fine dei tempi, quando ci sarà Gog e Magog, che non si è capito dove metterlo, sto Gog e Magog, se metterlo, ecco perché quelli che dicono che Gog e Magog è l'anticristo proprio non conoscono la Bibbia, perché Gog e Magog non c'entra proprio niente con l'anticristo, e ne abbiamo già parlato di questo. E addirittura Gog e Magog potrebbe anche sorgere pochissimo prima dell'inizio della grande tribolazione, come potrebbe non essere così, potrebbe sorgere immediatamente dopo, ovvero nel mezzo della grande tribolazione. Comunque è scritto che quando ci sarà Gog e Magog, abbiamo fatto molti video a tal proposito, verranno gli uccelli che mangiano carogne e mangeranno il cadavere di tutti quanti i morti. Ora, dicono, io questa notizia non l'ho potuta convalidare, quindi prendetela con le pinze, dicono che in Israele è il principale posto al mondo per la migrazione di uccelli da carogna. E quindi io non l'ho potuta convalidare, anche perché non l'ho proprio fatto, perché un po' non ci ho avuto tempo, un po' mi sono scordato. E quindi, se qualcuno può, come dire, apportare qualche info a tal proposito, lo ringraziamo. Segno numero 92. Ecco, il fiume Eufrate, secco, è scritto in Apocalisse 16:12, che i re che vengono dall'Oriente, dalla Cina, sarebbero passati per l'Eufrate. Questo è scritto in Apocalisse 16:9. Ora stiamo vedendo, io prima stavo dando un'occhiata qua, praticamente qui c'è una zona che si chiama Dura Europos, che è questa qua, e praticamente possiamo vedere, se ci avviciniamo sull'Eufrate, questo è un punto,
ve lo faccio vedere, Dura Europos, questo è il fiume Eufrate, eccolo qua, vedete? Questo è il fiume Eufrate, se voi fate caso, in mezzo si sta asciugando tutto quanto e si è formata un'isola. E qui ci sono due fattori importanti, che siccome il fiume Eufrate nasce in Turchia, scende per la Siria e finisce in Iraq, la Turchia sul fiume Eufrate ha costruito una gigantesca diga, che in questo momento mi sfugge il nome, dove va a deviare le acque, se le va a prendere e le fa andare da un'altra parte. E quindi questo contribuisce a sì che diciamo la percentuale d'acqua che passa per il fiume Eufrate diminuisca. Inoltre viviamo in tempi di grande secchia e praticamente ci sono molti punti, io ho visto anche le foto, molti punti del fiume Eufrate dove addirittura le persone per lunghissimi tratti passeggiano a piedi. Eccolo qui. In più ci sono delle foto della NASA del 2006 e 2007 dove a distanza di un anno vediamo come il fiume Eufrate sta scemando assai. Altre foto, oltre al 2007, pare che la NASA non le abbia fatte, ovvero non le abbia pubblicate. Eccolo qua. Questo è l'Eufrate, stiamo vedendo come praticamente, almeno in questo punto, vedete, sta fuoriuscendo la Terra. E così via discorrendo. E quindi questa profezia si sta cominciando a adempiere sotto i nostri occhi, proprio già da adesso. Inoltre, questa profezia ci riconduce, qui c'è sempre l'Eufrate, allora qui c'è l'Eufrate, eccolo qua, qui c'è Israele, qui c'è l'Eufrate e poi c'è la Cina dall'altra parte del mondo, c'è la Cina, dove stai Cina, eccola qua, qui, la Cina sta da ste parti, c'è la Cina, questo è il Tibet, ok, e questa è la Cina, questa è la Cina. La Cina sta ricostruendo una via che si chiama la Via della Seta, chi ha studiato queste cose le sa, questa Via della Seta arriva, passa tutto qua, tutto, continua e arriva praticamente fino all'Eufrate che starebbe, vedete qui c'è l'Iraq e qui c'è l'Eufrate, qui c'è il punto che abbiamo visto prima, dovrebbe essere da ste parti. Ok? Bene. E questo è quanto. Quindi seguire le notizie è importante. È scritto nell'Antico Testamento che vi erano uomini intendenti nei segni, nei segni, gloria a Dio. E quindi è bene che la Chiesa sia formata da credenti e intendenti, tutti quanti. Bene, ecco anche perché facciamo i video in maniera tale che questa cosa non possa essere circoscritta a una persona. Tutta la Chiesa le deve sapere queste cose e le deve anche annunciare. Ecco perché vi ho detto fatevi una stampa di tutti i segni poi e ve la mettete nella Bibbia e è importante. Segno numero 93, il cristianesimo bestemmiato. Questa si trova tra le tante parti in 2 Pietro 2:2, quando il cristianesimo non era nulla nel mondo. Oggigiorno il cristianesimo è bestemmiato per colpa dei falsi profeti, che non tutti denunciano, e che alcune capre dicono che i panni sporchi vanno lavati dentro casa. Chi dice questo è una capra, così capra che più capra non può essere.
perché i panni sporchi vanno lavati dentro casa, e lo ripeto, capra, queste cose sono pubbliche su internet, tutto il mondo le vede e tutto il mondo rimane scandalizzato e poi pensa che noi evangelici siamo tutti così. No, allora vanno denunciate alla luce pubblica, come queste cose si fanno alla luce pubblica. Capra che non capisci niente e poi ti metti a scrivere libri. Ma che hai capito tu da Bibbia, che ti metti a scrivere libri e poi fai sti ragionamenti e poi vai in giro con gli apostoli? Puntini, puntini, puntini. Poi, segno numero 94. Chi deve intendere, intenda. Segno numero 94, commercio, colpa, avarizia nella Chiesa. Seconda Pietro 2:3, seconda Timoteo 3:2. Quando il cristianesimo non era nulla, quando il cristianesimo non contava nulla sulla faccia della terra, perché eravamo talmente pochi che umanamente parlando, noi sappiamo che non è così, ma il mondo pagano non avrebbe scommesso nulla sul cristianesimo. Bene, ci dice 2000 anni fa che alla fine addirittura il cristianesimo avrebbe creato un business. E infatti oggi i falsi profeti, le false chiese, fanno commercio e guadagnano milioni e milioni e milioni di dollari. Ci sono falsi predicatori, guarda Benny Hinn, ma troppi ce ne sono, che hanno il proprio aeroplano privato, ragazzi miei, aeroplano privato, gente che va in limousine, gente che va con i jet, suoi privati che costano 20-30 milioni di dollari. Quanto costa un aeroplano? Non lo so. Io so solo che per farmi la macchina ho dovuto fare rate. 6 anni di rate per farmi la macchina. Vabbè. E questo è stato profetizzato 2000 anni fa. Segno numero 94. Segno numero 94. Wow. E ancora c'è gente che dice chissà quando il Signore tornerà. Chissà quando rapirà la sua chiesa. Vedi meno telenovelas e leggi di più la Bibbia e prega di più. Prega di più. Perché noi dobbiamo sia leggere la Bibbia, sia pregare, sia frequentare la comunità. Questi sono tutti comandamenti, eh? Non è parola di Alessio Evangelisti. Dice: io non ho la comunità. Riunitevi in casa. Già una coppia è una chiesa. Alleluia. Quando l'Apostolo Giovanni scrive per ordine del Signore in Apocalisse, no? Scrivi alla chiesa di Laodicea, scrivi alla chiesa di Tiatiri, scrivi alla chiesa di Filadelfia, scrivi alla chiesa di Sardi e così via. Certo che la chiesa è una, però ci sono anche le chiese, cioè le comunità. Non facciamo come i legalisti, che come dici la parola chiesa riferendoti a una comunità o riferendoti a un culto, oddio no, non si può fare, peccato, legalismo religioso. Io lo combatterò fino alla morte, se il Signore vorrà. Segno numero 96, miracoli, prodigi, falso evangelo, Matteo 7, 22. Matteo 7, 22. Matteo 7 è molto importante, dal 21 in poi ci parla di tutte queste cose. Che alla fine dei tempi, nel cristianesimo, ci sarebbero stati molti miracoli, molti prodigi, molti e ovviamente falso evangelo. Oggi stiamo assistendo nella Chiesa di Gesù Cristo che avvengono manifestazioni e avvengono anche miracoli. Però l'evangelo poi è falso. Oppure ti predicano anche un evangelo vero, però poi ti fanno segni e prodigi satanici, tipo David Howard. Anche quello significa essere falsi profeti. Attenzione, perché spesso il falso profeta, però non voglio entrare in questo, viene con un evangelo vero e poi dopo ti fa la fattura, ti fa il satanismo, ti butta per terra e così via discorrendo. Questo è stato profetizzato 2000 anni fa in Matteo 7, 22 e non solo.
Segno numero 97, movimento ecumenico. Questo è scritto, scritto in Apocalisse 13, seconda Tessalonicesi 2:3. Apocalisse 13 parla che l'anticristo, la bestia, avrebbe messo d'accordo tutto il mondo affinché lo adorassero, aiutato dal falso profeta. Questa profezia, cioè il movimento ecumenico, sapete quando nasce? Nasce con Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II è molto importante perché a un certo punto il Vaticano ha sempre chiamati tutti quelli che non facevano parte, diciamo, della sua setta, persone che andavano in perdizione, persone che andavano perseguitate, persone che non andavano accettate. Con Concilio Vaticano II il Vaticano dice: no, non è più così, adesso sono solo fratelli separati, ma sono nostri fratelli e sono nostri amici e li dobbiamo accettare. Quindi praticamente ecco qui il falso profeta che combacia benissimo con la bestia di Apocalisse 13. Quindi il Vaticano, che è la prima religione al mondo, ha gettato le basi per l'ecumenismo. Noi ricordiamo che il Vaticano è anche il primo stato al mondo ed è lo stato più ricco al mondo. Questo è molto importante. Quando parla della città dei sette colli, che alcuni me fanno tanto ride perché dicono: ah, ma mica solo Roma c'ha i sette colli. Sì, ma solo Roma, avendo i sette colli, fa fornicare tutte quante le nazioni del mondo, e tutte quante le nazioni del mondo vengono a Roma, e tutti quanti i presidenti del mondo vengono a Roma e si inchinano e si prostrano davanti al Papa. Le altre città che hanno sette colli non hanno questa potenza. Primo punto. Secondo punto, solo il Vaticano, che ha i sette colli, Roma, che ha i sette colli, è lo stato più ricco al mondo. Gli altri non hanno tutte queste caratteristiche. Quindi vedete quanto hanno la mente chiusa. Ma perché hanno la mente chiusa e noi abbiamo la mente aperta? Non di certo perché noi siamo bravi. No, è la grazia di Dio. Ecco perché non ci dobbiamo scostare dalla grazia di Dio. Allora, dice che è New York, questa è una barzelletta, via. New York, allora, Babilonia, ne abbiamo già parlato. Daniele capitolo 2 parla dell'ultimo impero, che è la vecchia Roma. Dove sta lì New York? Dove sta America? La vecchia Roma. Dove sta lì l'America? New York. Ma qual è New York? Ma lasciali sognare. Gli ultimi quattro imperi descritti in Daniele 2 e non solo, vedi Daniele 7, eccetera, 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 abbiamo fatto la serie di video su Daniele che è chiarissima, ma quale New York? Infatti New York e l'America tra un po', vedi che botto che fa. Profezia numero 98, e andiamo a chiudere, dice, segno numero 98, praticamente parla della profezia che il Signore Gesù si sarebbe trovato solo in determinati luoghi. Matteo 24, 26. Matteo 24,26 dice: se vi dicono ecco egli è nelle camerette segrete, non lo crediate, prendiamolo tutto così ci capiamo meglio. Ecco, io ve l'ho predetto, se dunque vi dicono, ecco è nel deserto, qui qualcuno ci vede l'Islam, non vi andate, ecco è nelle camerette segrete, non lo crediate, ecco. Praticamente alcuni diranno, nella fine dei tempi, che il Cristo è qui, che il Cristo è là, che il Cristo è giù e che il Cristo è su, così non sia. Infatti oggi abbiamo praticamente un miliardo di persone che credono che il Cristo si trova in Lourdes
o si trova solo nella Chiesa Cattolica, o si trova solo a San Pietro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma così non sia. E questo è stato profetizzato 2000 anni fa, quando il cristianesimo ancora non era nato, perché questa profezia l'ha fatta il Signore Gesù Cristo quando era in vita e il cristianesimo non esisteva, anzi non c'era neanche la Chiesa. Alleluia. Allora, 99, segno numero 99, oh, abbiamo finito. Gloria a Dio, sono felice. Matteo 24,5, è scritto che vi sarebbero stati falsi cristi quando Cristo ancora non era morto. Gesù stesso ha detto che vi sarebbero stati falsi cristi, ovvero falsi messia. Nota bene, questo è forte, eh? Allora, 24,5 dice: verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Qui che cosa sta dicendo il Signore? Nota bene, verranno molti sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Che cosa sta dicendo il Signore Gesù? Che lui era il Cristo. Quindi domanda: il Signore Gesù ha mai detto di essere il Cristo? Sì, Matteo 24,5. E ancora ci sono persone che dicono che il Signore non lo ha mai detto. Leggiamo la Bibbia con più attenzione. Lo ha detto anche alla Samaritana. Chi ti parla è d'esso? E lo ha detto anche ai suoi discepoli. Lo ha detto a tutti, ma a suo debito tempo. Allora, segno numero 100. Segno numero 100 dice asteroidi, Apocalisse 8, 10, 11, asteroidi minacciando la Terra. Io già l'ho detto, se ci mettiamo a investigare, non mi sorprenderebbe arrivare anche a 200. Per esempio, se volessimo proseguire, segno numero 101, la Bibbia profetizzato come libro principale al mondo. Anche al cieco, vero Pietro? Sì, ma l'ha detto infatti. Matteo 24,14. Segno numero 102. La gente e la Chiesa senza affezioni naturali. Alla fine dei tempi, aborti, eutanasia, orfanatrofi. Orfanatrofi che non ti permettono di adottare i bambini, suicidi, droga, divorzi, dove ci rimettono i propri figli, seconda Timoteo 3,3, Matteo 10,21-22. Segno numero 103, un dirigente a livello mondiale, Apocalisse 13, oggi questo si sta prospettando, perfino il Papa lo ha detto. Segno numero 104, conquista della luna dopo Gerusalemme. Abbiamo fatto il video La fine del mondo, Luca 21,25. Segno numero 105, non lo spiego per motivi di tempo, si trova in Isaia 24, le leggi materiali, le leggi della natura modificate, tra cui con il harp, che crea tormente, uracani, deserti, maremoti, tsunami. Potete andare su internet, mettere harp e c'è molta informazione. Harp, ecco qua, c'è molta informazione. Harp top secret, ipotesi di complotto harp, ecco qua, questo è uno. C'era un documentario fatto da scienziati del HARP, HARP e scechimiche, e scechimiche, fatto da scienziati, molto, molto HARP e scechimiche, non mi ricordo se è questo, dove parlano fior di scienziati.
E non è questo. Eccolo qua, questo documentario eccezionale, eccolo qua. Questo qua. Vedetelo perché eccolo qua. Non è proprio questo, no, non è questo, ma questo pure è buono. Cioè, ve lo metto qua, così chi vuole se lo vede. Allora, segno e la Bibbia ne ha parlato, Isaia numero 24, ve lo dovrei spiegare, però per motivi di tempo non lo faccio. Poi, segno numero 106, famiglie divise per Cristo quando il cristianesimo non esisteva, Marco 13, 12, 13, Luca 21, 16. Oggigiorno siamo divisi pure tra fratelli. Ed è giusto che sia così per motivi dottrinali, perché chi dice che il Signore non battezza più di Spirito Santo, chi appoggia David Howard, chi dice che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, siamo divisi. Allora, finché non si va a toccare il fondamento, dobbiamo sorpassare le divisioni, ma quando si va a toccare il fondamento, io non posso frequentare uno che battezza nel nome di Gesù, non lo frequento. Uno che rinnega la Trinità, non lo frequento. Lo amo, se c'ha fame gli do da mangiare, se sta male lo curo, tutto quello che ti pare, ma comunione no. Io non ho comunione con chi rinnega la dottrina di Cristo chiamandosi fratello. Questo è scritto nella Bibbia. Io no, l'Apostolo Paolo l'ha detto, io non vi dico di uscire dal mondo, perché non potete uscire dal mondo, ma chi nominandosi fratello non reca questa dottrina, non lo riceviate in casa. La casa era la chiesa, perché la chiesa all'inizio si riunivano nelle case. E oggi c'è gente che è più buona di Dio, è più santa di Dio, è più giusta di Dio, e abbraccia tutti perché loro sono più giusti di Dio. Il Signore dice una cosa nella parola e loro ne fanno un'altra perché sono più bravi, più giusti e più eccetera eccetera di Dio. Che dite? Sono esagerato? Segno numero 107. Non parlare della fine dei tempi e schernire chi profetizza la fine dei tempi. Seconda Pietro 2:3-15. Cioè, noi che predichiamo queste cose saremmo stati derisi e scherniti. E questo si vede. Segno numero 108. Bunker, laboratori sottoterra, profetizzati in Apocalisse 6:16. Chi lo vuole accettare, quando dice montagne, cadeteci addosso, si allude ai bunker che sono dentro le montagne. Chi lo vuole accettare? Segno numero 110, l'Eufrate, la via della seta, profetizzata in Apocalisse, quando dice e passarono i re che vengono dall'Oriente, passarono sul fiume Eufrate. Ecco qui che troviamo che il fiume Eufrate si sta asciugando. L'abbiamo già detto. Domanda: quanti segni ci stanno? Il punto, e con questo chiudo, è che effettivamente chi può dire sulla faccia della terra quanti sono i segni? Per esempio, oggi, stasera, abbiamo concluso e abbiamo visto 110 segni. Guarda caso, 10 è completo. Non ci avevo fatto caso. Allora, quanti di voi li conoscevate tutti e 110? Domanda, giusto per curiosità. Li conoscevate tutti e 110 questi segni? Obiettivamente parlando, io penso che molti di voi non li conoscevate questi 110. Ma mica so questi 110. Troppi ancora ce ne stanno se ci mettiamo a investigare. Quindi, quando rapirà il Signore la sua Chiesa, quando tutti i segni saranno compiuti, e chi li conosce tutti?
E questa è la domanda del milione. Ecco perché chi dà la data del giorno del Signore, questo mi è venuto in mente adesso, in questo momento, pensate quanto è grande Dio, vedete, delle volte uno sta insegnando, predicando, il Signore ti rivela lì per lì una verità, non ci avevo mai pensato. Un altro motivo per il quale noi non possiamo dare il giorno, l'ora e l'anno del rapimento della Chiesa è proprio questo. Chi li conosce tutti i segni? Chi li conosce tutti? Chi può dire io li conosco tutti? Nessuno! Io ve l'ho detto, io se mi metto a investigare, chissà se non ne trovo altri 50. Ma chi può dire quali sono? Nessuno! E quindi come possiamo dire tale giorno tornerà il Signore? È una follia! Noi possiamo e dobbiamo dire il tempo, che è la generazione, ma il giorno, l'anno, l'ora, il minuto, non lo possiamo dire. Matteo 24 è chiaro. Alleluia, gloria a Dio. Bene, ho finito. Leggi della natura modificate. E lì c'è, bravo, bravo, lì c'è tutto, tra cui pure il carp. Se vuoi che te lo leggo? Era Isaia 24, però io non mi ricordo il verso, senti, vado nella mia Bibbia, che c'ho il verso sottolineato, così lo trovo subito, Ecclesiaste 24, sì, Ecclesiaste, dicevo qui davanti, Ecclesiaste, Isaia 24, poi te lo vado a prendere. Isaia 24, verso 5. Ah sì, verso 5. Isaia 24, 5. Trovato. Isaia 24, verso 5, dice: la terra è stata contaminata sotto i suoi abitatori. Nota ste parole, È stata contaminata sotto i suoi abitatori, quindi dai suoi abitatori, quindi dalle genti. La terra è stata contaminata, quindi è stata modificata, perciò che hanno trasgredite le leggi, hanno mutati gli statuti. Gli statuti sono anche le leggi naturali, questo nella parola di Dio. Tu cerca tutte le volte che appare il termine statuti nella parola di Dio. Hanno rotto il patto eterno. Chi lo vuole vedere? Lì c'è tutto. C'è la genetica, c'è Harpe, c'è tutto. C'è tutto. Nella parola di Dio c'è tutto. Bene, ho finito. Core so? Un'ora, perfetto. Quindi io a questo punto posso pure chiudere. Se ci sono domande, farò un altro video dove metterò tutti quanti i segni, farò il copia e incolla sulla sezione dei commenti e chi vuole può copiarseli, incollarli in un file, stamparli e mettersi nella propria Bibbia, insomma, portarli appresso perché possono sempre servire. Meno male che mi hai fatto sta domanda, Aurora. Fermati. Mi hai fatto una domanda che ti ha guidato il Dio, grazie al Signore. Me la scrivo perché io poi soffro di amnesia, mi viene attacco d'amnesia e mi scordo tutto. Sigilli aperti. Ok, allora, sorella Aurora mi ha chiesto, i sigilli saranno aperti solo dopo che la Chiesa sarà rapita o anche prima? Oh, allora, Aurora, tu hai trovato l'ennesima prova che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Infatti, se tu vai in Apocalisse, capitolo 5, mi pare, non mi ricordo, Apocalisse capitolo 5, non lo ricordo, penso che sia capitolo 5, sì, dovrebbe essere capitolo 5. Fammelo, fammelo,
fammelo andare a trovare. Apocalisse 5 dovrebbe essere quello. Ecco qua. Ecco qui la prova ennesima che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Allora, poi vidi nella mano destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro e di fuori, suggellato con 7 suggelli. Questi 7 suggelli sono i 7 primi suggelli, le 7 trombe. Le 7 trombe vengono dopo e poi vengono le 7 coppe. Questi sono i primi 7 suggelli che devono essere aperti, che sono quelli che daranno l'inizio della grande tribolazione. Infatti la grande tribolazione concretamente inizia nel capitolo numero 6. Bene. E vediamo un po'. Avete 5. Ok. E praticamente qui la Chiesa non si trova sulla terra, si trova su nel cielo. Io vidi in mano destra colui che i 7 suggelli e vidi un possente angelo che bandiva con grande voce: chi è degno di aprire e sciogliere i suoi suggelli? Nessuno né in cielo né sopra la terra né di sotto della terra poteva aprire né riguardarlo. Io piangevo forte, eccetera, eccetera, eccetera. E uno dei vecchi disse: non piangere, ecco il leone di Giuda che ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 suggelli. Noi non troviamo più la Chiesa sulla terra da quando inizia la grande tribolazione, e la Chiesa finisce nel capitolo 4. Nel capitolo 4 la Chiesa non ci sta più, sta su nel cielo. E ogni volta che troviamo la Chiesa, la troviamo su nel cielo, e la Chiesa sta dicendo, parlando dei suggelli, perché prima ci sono i 7 suggelli, poi le 7 trombe, poi le 7 coppe, quindi la tribolazione non inizia se prima non si aprono i 7 suggelli, e la Chiesa già sta su nel cielo. Allora tu hai toccato un punto incredibile che io m'ero scordato. Comunque non è questo adesso il video che parla di queste cose, però un piccolo accenno ci stava. Sì, io l'ho avvertito in spirito questo conto alla rovescia, non so se viene da parte di Dio, non voglio dire che venga da parte di Dio, però io l'ho avvertito diversi anni fa, so parecchi anni che è cominciato sto conto alla rovescia. I rabbini sono a conoscenza perché tutti questi segni, io già l'ho detto, la più grande scrittura dell'Apocalisse non è l'Apocalisse, ma sono i profeti minori e Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacu, Sofonia, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacu, Sofonia, Zaccaria, Malachia, uno me, mo adesso me è zompato. Lì nei profeti minori si trovano moltissimi segni più che quelli che troviamo nell'Apocalisse, ma l'Apocalisse è completa perché il Nuovo Testamento completa l'Antico, l'Antico completa il Nuovo. Quindi gli ebrei le sanno benissimo queste cose, quelli che hanno occhi per vedere, perché il giudaismo è pieno di stregoneria, loro hanno la Kabbalah, non ve lo dicono. Gli ebrei ortodossi sono mistici, hanno la Kabbalah. È forte la Kabbalah, è roba satanica, invocano i morti, non ve dicono che fanno, il malocchio.
Va bene, ok. Ok, allora io ho finito. Se ci sono domande, se no chiudo e ce ne andiamo tutti a riposare. Meno male, abbiamo finito la serie, sono contento. Non finiva più. Allora, c'è nessuno? Domande nessuna? Tutto a posto? Allora ci salutiamo? La domanda del milione? Stai a scherzare? Sta prendendo in giro. È la domanda del milione, è la domanda del milione. Quanti saranno a far parte della sposa di Cristo? E ma lo dice Apocalisse, una moltitudine che non si può contare. Quindi chiunque te la conta ha già peccato. Se la Bibbia dice che non si può contare, perché la dobbiamo contare? Amen, gloria a Dio. E come sul serio, la domanda del milione è la domanda più importante che c'è. È un modo di dire. Di quale parte d'Italia sei, Ben Zedrex? Magari dalle parti tue non si usa. Di dove sei, Ben Zedrex? Sei del nord, del centro, del sud? Ando sei. Ossia 6-2, esatto, il terzo giorno, gli ebrei e il millennio, corretto. Magari dalle parti tue non si usa molto la domanda del milione. Sei del sud? E non si usa nel sud sta frase? Non si usa? Beh, oddio, non è che sia tanto italiana, te lo dico la verità, effettivamente, eh? Io perché ho viaggiato abbastanza. Qui in Italia non si usa molto. De Bashui? Non so, io sono boh, non so cosa sia. A me. Ah, punta del tallone, ah, hai capito. Ah, sei pugliese, e pugliese, scena masce, ehi, scemane. E basta, tutto lì, forti pugliesi, massa. I pugliesi hanno un accento bellissimo. Forte. La Puglia mi piace la Puglia, soprattutto la parlata, l'accento pugliese mi fa morire. Sardi, eppure che capito mi hai, pure i sardi. Pure a sardi non si dice la domanda del milione. Non si dice, solo io la dico. E vabbè, che devi fare? Quando io dico no, si usa dove? A casa mia. Ma io perché ho girato parecchio. All'estero si usa. Amen, gloria a Dio. Pace Ciro. La domanda del milione forse lo diceva Michael, buongiorno. Boh. Io so, non lo so. Ma quanti meridionali siamo? A voglia se mi piacciono le orecchiette, eppure tanto. Stasera ho fatto la farina per pane, domani faccio il pane, un giorno farò pure le orecchiette. Allora,
solo io uso la domanda del milione e bisogna che bisogna come dice spandere. Tu sei calabrese, Graziella, Dio ti benedica, grande chiesa c'è in Calabria, c'è una grande chiesa in Calabria, allora, abiti in Svizzera, mi pare che in Svizzera sono un po' duri all'Evangelo pure lì, eh? Vero? Ah, tu stai a Viterbo, hai capito? Sei vicino a Roma, a Viterbo. Viterbese è la parte più bella del Lazio. Per chi non lo sa che non è romano, le cinque province di Roma, la parte più bella per quanto riguarda la natura è Viterbo. Leccese. Eh sì, bene. Dove sono stato? Parecchie parti, molti anni. Sono stato in Sud America, sono stato in Amazzonia, sono stato in Spagna. Una volta sono stato pure in Francia. Porto Santo Stefano, sì, ci sono stato. Ah, non c'è una comunità a Porto Santo Stefano? Hai capito? Però lì vicino forse qualcosina ci dovrebbe essere. All'Argentario? Sì, conosco, ci sono stato. Da ragazzetto ci sono stato. Ok, va bene. Viaggiare è bello quando sei giovane. Quando sei grosso che te reggi in piedi. Non è più bello. Io mi sveglio la mattina alle 5:10. Arrivo la sera che sono più morto che vivo, non il sabato e la domenica, grazie a Dio. Bene, va bene, allora fratelli, il video è finito, facciamolo, chiudiamolo qua, abbiamo pure un po' conversato insieme, siamo stati bene. Abbiamo parlato pure un po' del più e del meno, dopo il video, così... Se c'è qualche legalista che mi accusa, che mi mette a parlare del più e del meno, io l'ho fatto dopo il video. Dopo il video si può parlare del più e del meno, è come quando finisce un servizio. Quindi non lapidatemi. Poi se ne volete lapidare, ma fate come vi pare. Bene. Amen. Grazie fratelli, Dio vi benedica. Ah, sul Leo, ci sono parecchie Leo che vuole fare delle, ma anche qui in Italia non è che bisogna, qui in Italia, Lucio mi dice spiegaci le nuove leggi anticristiane che arrivano dal Leo, già stanno, ogni anno vengono fatte una infinità di proposta di legge per dare addosso al cristianesimo in Italia. E in Europa adesso c'è quella famosa legge che va a colpire i copyright e tutto il resto su internet, e questo chiaramente colpisce la libertà. Quando si va a colpire la libertà, non si va a colpire la libertà di tutto, anche la libertà religiosa, assolutamente. Bene, va bene fratelli, Dio vi benedica, grazie per averci seguito, io vi saluto, vado di qua e con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, Dio vi benedica, se il Signore vorrà, se non ha suonato prima la tromba volesse il Signore, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.